a tutti, siamo tornati sullo stretto di Messina, uno dei posti più belli che il nostro paese ha indubbiamente. Alle mie spalle vedete la costa calabrese e noi siamo sulla costa sicula. Con me oggi due grandi amici, due grandi agonisti al top degli ultimi anni, il mitico Diego Forestieri e Andrea Alberto, di cui ancora, diciamo, non so se Andrea o Alberto è il nome o è il cognome. Siamo venuti qui perché per testare le nuove canne, nuove e anche le vecchie, con la vetta sia sensitive che tubolare, abbiamo bisogno di una spiaggia dove impiegare piombi pesanti, dove avere una forte corrente e fare lanci lunghi, per cui lo stretto di Messina è sicuramente il luogo ideale, il più azzeccato di tutti quanti. Amico, e vai! Mormora, Saragotto. Come avrete ben capito dall'introduzione, l'argomento di oggi sarà il Double Type System, ossia l'utilizzo di vette tubolari e sensitive. Cercheremo di farvi vedere in azione le due vette, utilizzate la sensitive con il nylon e la tubular con il trecciato. In questo momento c'è una grandissima propensione da parte di molti surfcaster ad utilizzare il trecciato in bobina. Questo perché? Perché possiamo sfruttare diametri sottilissimi per le massime distanze, ma soprattutto per avere un contatto diretto con la lenza e con la preda. Colmish ci ha dato la grande possibilità di acquistare la stessa canna con la doppia vetta e ciò ne comporta un notevole risparmio economico che, come sappiamo al giorno d'oggi, insomma, non è male. Quando utilizzare le sensitive tips? Semplicemente quando ho voglia di utilizzare una vetta classica in carbonio pieno, molto sensibile e adattissima all'utilizzo del nylon. Comunque, in tutte quelle situazioni in cui ho bisogno di una sensibilità massima unite a una potenza veramente esplosiva, condizioni che spesso e volentieri si vengono a creare durante le competizioni agonistiche. E quando invece utilizzare la tubular tips? Quando ho voglia di utilizzare il trecciato, proprio per sfruttarne al massimo la sua più speciale capacità, che è quella di non avere elasticità. Questo ci può capitare in diversi casi. Primo, quando voglio fare degli specifici casting con dei trecciati veramente molto sottili per guadagnare metri, quando ci rendiamo conto che i pesci pascolano a distanze veramente considerevoli. Si potrebbe sicuramente scendere di diametro di nylon, ma con una considerevole riduzione dei carichi di rottura. Invece con il trecciato possiamo scendere su dei diametri veramente sottili, prossimo allo 0,06 mm, ma rimanendo con carichi di rottura molto elevati. Secondo, quando voglio avere molta più sensibilità sulla lenza, perché come si dice in gergo, il trecciato è a presa diretta. Il nylon, infatti, essendo elastico, funge molto da ammortizzatore e spesso ci pregiudica sulla reattività della lenza. Terzo, quando ci troviamo davanti a una corrente molto sostenuta e ad un mare molto grosso, dove è necessario lanciare in acqua piombi veramente grandi, spesso sopra i 200 grammi, uniti a tranci di esche e a dei inneschi molto voluminosi. Beh, in questo caso la vetta tubolare fa proprio a caso nostro. Ho visto una bella mangiatina sulla canna a lunga distanza, qualcosa c'è perché lo sento, il bello del trecciato è proprio questo, che riesci a vedere le tocche a lunga distanza, ma riesci anche a sentire il pesce in fase di recupero. Adesso vediamo di cosa si tratta, dobbiamo essere abbastanza veloci perché abbiamo un fondale misto nei primi 30-40 metri
dove abbiamo già perso diversi pesci e anche diverse lenze, per cui dobbiamo essere abbastanza veloci. In più la corrente che c'è è molto forte, non facilita sicuramente la fase di pesca. Siamo quasi arrivati. Non è un pesce enorme, però qualcosa c'è. Saragotto. Il buon Andrea ci aveva detto che qualche bel saragotto poteva uscire, speriamo di farne qualcuno un po' più bellino, perché qui siamo ancora sul novellame. Sempre con la Guardian, 30-40 metri, iniziano le mormore, un bel innesco di arenicola, bracciolo dello 0,016. Distanza, e vai, altra bella mormorotta, mini trave innescato con arenicola abbondante. Saragotti, lunga distanza, vetta tubolare, treccia e vai. Ci mettiamo un bel muriddu, che è un'esca dura e abbastanza sanguinolenta, per cui è un'esca che richiama molto, un po' come l'americano.
si tratta? Sarago. Quando c'è da andare fuori, Diego è uno che, insomma, con le sue braccine possenti. Nuclear N70, infallibile. MR700 e N70. Sono loro, non è che c'è molto da dire. Siamo. Oh, hanno fatto questa passata al Calasole proprio sul momento in cui si è fermata la corrente, che è da oggi che ci massacra. È uscita fuori qualche bella mormora e qualche saragotto un po' più d'Italia. Io gli do il via finché sono ancora belle vive. E sarago. Via. Alla prossima. 250 grammi il sarago, altri 250 la mormora. Ma senti, che del posto che dici? Posto ottimo, buono? Ottimo, ottimo. Se c'era un pochettino di mare, più, sì, un pochettino, sì, di mare in più dava più saraghi, sicuramente più saraghi. Allora, si conclude la nostra sessione di pesca surf casting sullo stretto. È stata il banco di prova ideale per testare i nuovi prodotti, le nuove canne con la vetta tubolare, che si sono rivelate molto molto affidabili sia in fase di lancio e sia anche in fase di recupero. Abbiamo anche messo a dura prova i nostri mulinelli Cromer e Ketamon, perché avete visto che abbiamo forzato continuamente sia i pesci ma anche gli scogli e tutto quello che c'era sotto. Quindi è stata una sessione di pesca divertente. Abbiamo atteso il Calasole, abbiamo atteso che si fermasse la rema e qualche bel pesce è uscito. Io ovviamente sono un forestiero, per cui mi sono affidato a due grandi amici, ma due grandi pescatori della zona, l'amico Andrea Alberto e Diego Forestieri, che ringrazio moltissimo per avermi ospitato e per avermi portato a pesca in questa zona. Quindi, che dire, un saluto a tutti quanti e al prossimo video.